Vi siete mai chiesti cosa succede se prendi tutte le armi mitiche della Season 2 in una sola partita? È una sfida davvero 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 difficile, fidatevi, ma io sono Mattiz e oggi proveremo a prendere tutte le armi mitiche. Ce la faremo? Eccoci qui nella nostra prima partita, vi farò dare una mano da Lollo Pollo. Mi raccomando, come potete, non lasciare un mi piace a questo video, ma soprattutto utilizzare il codice creatore Mattiz. Utilizzatelo tutti quanti in questo esatto momento, mi raccomando. Supporto creatore Mattiz e ricordate di taggarmi su Instagram se state giocando in questa season 2. Ora, le armi mitiche di questa mappa, se io non ne ho perse altre di questa mappa della season 2, dovrebbero essere 3, ok? Una del nostro boss Gunnar e poi altre due che sono nuove, quindi non provengono dalla stagione 1. La prima che cercheremo di andare a prendere è quella del boss Gunnar. Vediamo se ce la facciamo. Sarà abbastanza complicato, devo essere sincero, però vabbè, c'è un botto di gente, insomma, tutto nella normalità, tutto nella normalità. Oh, attenzione, già il primo nemico. Mamma mia, la mia mira oggi è davvero incredibile. Ecco, già morto Lollo Pollo. Ok, oggi non sono molto in forma con la mira, devo essere sincero. Eccolo, vabbè, qua finisce male. E invece no, è il Matizzone. Vai così, che se facciamo sta challenge alla prima partita, raga, ve lo dico, voglio 300.000 mi piace, non me ne frega niente, anzi 400.000, sì, assolutamente sì. Ok, curiamo Lollo Pollo, sta entrando altra gente nel nostro dirigibile, non sarà affatto semplice, però vabbè, proviamoci comunque. In questo momento solo armi bianche che magicamente dovranno trasformarsi in tutte armi mitiche, ma ve lo immaginate un loot con solo armi mitiche? Vabbè, assurdo. Oh, attenzione, attenzione. Oh no, 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 no. Oh, grande Lollo. Grande Lollo, grande Lollo, grande Lollo. Oh, 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 c'è altra gente qui. Oh no, ecco il boss. Ecco il boss, che poi tra l'altro prima l'ho chiamato Gunnar, ma mi sono sbagliato. Non è il boss Gunnar questo, è un boss completamente nuovo e non è assolutamente Gunnar. E oddio, aspetta che Lollo Pollo è vivo. Vai Lollo, prendi la prima arma mitica. Prendi la prima arma mitica. A 9 di vita. Oh mamma mia. Ok, ok, calmo, calmo. Eccolo, ragazzi, ma è agguerritissimo il boss che difende sto dirigibile, È agguerritissimo. Ma si teletrasporta? Oh mio Dio, si teletrasporta, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ma quante mosse ha? Ma è cattivissimo. No, c'è anche un altro nemico, c'è anche un altro nemico. E qua finisce male, qua finisce male. Vai che lo killo, vai che lo killo. Dov'è finito? È scappato, è scappato il boss. Eccolo, attento. No, 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 no. Muoia, muori, 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 muori. Oh cavolo, attento, attento Lollo, vai Lollo, vai Lollo, vai Lollo. Sì, sì. Sì, l'ultimo colpo. Dagli l'ultimo colpo. Eccolo! Eccolo! Prima alma mitica! Ah, siamo morti. Ma... Non ci credo! Ve lo dico col cacchio che mi arrendo. È una sfida molto complicata. Probabilmente l'ho sottovalutata anche perché sti boss hanno letteralmente vita infinita. Però non fa niente, non fa niente. Noi ci riproviamo. Sicuramente non ci arrendiamo al primo game. Stavolta però ce ne andiamo direttamente dalla dottoressa Sloan. Eccola lì, già la vedo là sotto, pronta a darvi la sua bellissima arma mitica che non mi ricordo nemmeno qual è. Forse è la mitraglietta? Boh, scrivetemelo nei commenti. Oh, ci sono anche gli scagnozzi, ci sono anche gli scagnozzi, ma io apro una cassa. Buongiorno signori, salve. Oh mamma mia, oh mamma mia. Eccolo. Dobbiamo essere velocissimi. Eccola che partita, eccola che partita. Ragazzi, ma sti boss sono estremi. Guardala che si sdoppia, guardala che si sdoppia. Ma lei ha molta meno vita rispetto al boss di prima. Infatti subito atterrata, primo boss della season 2, la dottoressa Sloan fatta fuori, che ci dà il vampa mitico. Molto bene, stiamo molto attenti perché qua ci sono gli scagnozzi, ma soprattutto ci dobbiamo muovere. Dobbiamo muovere il sedere, perché
dobbiamo andare in tutta la mappa a prendere armi mitiche. Sì, dovremmo fare un giro estremo in sta cavolo di partita, ma noi ce la possiamo fare. Dai, 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 dai. Diretti verso la prossima meta, senza temporeggiare. Prendiamoci questa bella macchina potenziata e vai, Lollo Pollo. Guidami verso il prossimo boss mitico. La sfida si ripete. La caverna di comando, dove si trova il nostro boss con la testa dorata. Questa volta ce la faremo a killarlo oppure no, e ci faranno fuori come prima. Vediamo, vediamo un po'. Non sembra essere lootato, infatti il boss è lì. Stiamo avendo una fortuna tremenda. Eccolo, eccolo, il Miao Tonante. Miao Tonante, ora ti faccio vedere. Oh, si è teletrasportato. Mamma mia, quando si teletrasporta, ragazzi, mi fa cagare sotto. È in due? Cosa pensi di fare in due, bello? Ciao, Miao Tonante, un saluto. Seconda arma mitica per noi. Oh, mamma, let's go, let's go, che ci siamo. E adesso subito verso il prossimo boss che sta già fightando. Finalmente eccolo il mio Gunnar. Eccolo il mio Gunnar, sempre nella sua caverna. L'hanno già killato, l'hanno già killato, mio Dio. Ok, facciamo fuori i nemici. Facciamo uno killato. Eccolo il boss. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Sì, 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 sì. Tripla arma mitica, tripla arma mitica. Zitti, muore anche Architector. Vai così. Mamma mia, abbiamo tre armi mitiche, signori. Tre armi mitiche, l'abbiamo già completata. Abbiamo avuto una fortuna. Vabbè, adesso mi faccio andare dallo scagnozzo. La fortuna c'è stata, c'è da dirlo, perché abbiamo trovato un boss mezzo morto e l'altro completamente da solo, che quindi abbiamo potuto sciogliere. E poi, visto che i boss si trovano abbastanza vicini, è anche più semplice far fuori questi due, perché il mio autonante si trova nella del dirigibile e invece il boss Gunnar è esattamente sotto nella caverna. Ok, ed eccole qui le tre armi mitiche droppate. E adesso non ci resta però che farci una vittoria con queste armi mitiche. E cosa credete, che adesso quitto? No, ora ci voglio vincere. Che poi è una combinazione un po' strana di armi mitiche, da come vedete, perché non abbiamo nulla di così speciale. Cioè, nel senso, abbiamo due fucili d'assalto e una mitraglietta. Non c'è cecchino, non c'è fucile a pompa, non ci sono armi particolari, tipo, che ne so, una pistola laser mitica, cose del genere. Qui tra l'altro c'è anche la chiave del boss Gunnar. Ma a sto punto io andrei ad aprire la cassaforte per farci proprio il loot più forte della storia del gioco. Perché secondo me, davvero, se tu prendi le tre armi mitiche e apri anche la cassaforte, trovi assolutamente il loot più forte che ci sia, visto che ci sono un sacco di casse dentro al bunker. E poi soprattutto non so i nemici dove stanno, ma ci hanno lasciato campo libero, a parte quelli che sparavano a Gunnar. Quindi ci è andata davvero egregiamente, egregiamente. Ed eccola qui, vai, spaccala tutta. Bom, 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 bom. Benvenuti, benvenuti. Prendete tutte le armi che volete. Waiyo. Infatti c'è davvero una quantità di roba esagerata qui, da come potete vedere. Tutte armi viola, abbiamo davvero di tutto e di più. Peccato che non ci ha droppato manco un'arma leggendaria, perché un pompa leggendario non mi sarebbe dispiaciuto, così potevo fare loot completamente d'oro tra mitico e leggendario. Leggendario, segnatevela questa, il loot leggendario. Io direi che dopo l'apertura della cassaforte, dopo aver preso tre armi mitiche in una sola partita, cioè tutto in una sola partita, possiamo... Ma che cosa stava facendo questo? Poverino, l'abbiamo... Cioè, io mi sono, sinceramente, mi sono spaventato e l'ho acchillato, ma non ci stava sparando. Va bene, cose strane accadono in questa partita, ma va bene così. Diciamo, non è che restano cose da fare in più di queste. Abbiamo fatto le cose più estreme del mondo. Adesso o vado in cima a una montagna e mi butto e mi ammazzo per fare tipo anche il gran finale, oppure davvero qui di cose estreme è rimasta la vittoria reale, eh. Giampina per noi e si va direttamente nella prossima safe. Vai così, sono indistruttibile. Sono la persona con il loot migliore che ci sia. La persona con il loot migliore che ci sia, guardalo. Devo ammetterlo, sono gasatissimo. E soprattutto la cosa che mi emoziona di più è il fatto che io faccio questa challenge da quando hanno aggiunto le armi mitiche su Fortnite. Se avete capito bene, avete capito bene. Sì, sì, nella season 2 del capitolo 2 hanno aggiunto le armi mitiche per la prima volta con il boss Mida, ve lo ricorderete tutti. E io da lì, ogni season, ho sempre fatto questa challenge in cui prendo tutte le armi mitiche. E adesso siamo nel capitolo 3, season 2.
Lo so, è molto emozionante come cosa. Devo ammettere che ogni tanto mi emoziono anche quando ripenso alla vecchia season 2 capitolo 2. Erano momenti d'oro. Avete capito? D'oro, Mida. Probabilmente per essere completamente indistruttibili in questo momento ci manca solamente il carro armato. Pensate alla persona, speriamo di no, che mi killerà. Cioè praticamente si ritroverà kill, boom, stata distrutto e poi guarda il loot che ha a terra e... Arma mitica. Cioè rimarrebbe bocca aperta, però speriamo che non accada, perché se non muoio in questa partita significa che abbiamo fatto vittoria reale. Oh, nemico lì. Adocchiato, guardalo come vola, guardalo come si diverte. Ma che cosa stai facendo? Ma Lollo? Sei sicuro? Oh, ok, è sicuro di quello che sta facendo. Sapete che vi dico? Ci vado anch'io dentro. 3, 2, 1 e... Ok, sono pronto. Volo! Che dire? Forse io non sono capace a utilizzare sto coso. Oh no! Lo sapevo. Oltre al danno anche la beffa. Via. Scappiamo da qui. Torniamoci dal nostro amico. Guardalo che adesso mi deve killare. Eccolo che mi ha colpito. Maledetto. Adesso ti faccio vedere io. Eccolo lì che corre. No, sta scappando lui adesso. Ecco la zipline. Vai. Oh, sì, questa arma mitica mi piace tantissimo. No, non te ne puoi andare via. Niente, raga, è volato via anche lui. Oh, un solo hit a un tizio a casa e l'ho hitato. Orca miseria, 3 di vita. Oh, non ci credo. Ops. Scusa, Lollo. Via, fammi andare via da qui. Scappa. Mamma mia, senza costruzioni è davvero strano questo gioco comunque. È davvero strano. Ok, sono ancora vivo, bitch. Nessuno mi può prendere. Nessuno mi potrà rubare le mie armi mitiche. Sono pronto, sono il Dottor Strange. Lollo, è stato un piacere conoscerti. Porca miseria, questo cecchino. Oh no, qua si mette male. Qua si mette davvero male la situazione. Ai. No, questo mi sta pushando alla grande. Guardalo con quel cecchino. Guardalo che l'ho killato. Guardalo. E vai così. Undicesima posizione. Secondo me c'è ancora gente su questo dirigibile, preso proprio d'assalto sto dirigibile. Ho visto più gente qua sopra che in tutta la mappa. Ora però andiamocene subito in safe, se magari io riuscissi a sfruttare queste bellissime eliche del dirigibile. E infatti vedete, c'era uno che è appena sceso dal dirigibile con la funivia. E lo sapevo io, quella zipline. Guardalo. Vabbè, mi sparano ovunque. Io in realtà ciò che voglio fare è solo uno. Una sola cosa voglio fare io, rianimare il mio pollo. Ti prego, dimmi che si rianima, ti prego. Non mi killate. Se mi cecchinano non sono morto, ma qua. Ecco appunto. Maledetto. Qua. Oh no. Vabbè dai. Però due no. È vero, stavamo giocando anche in coppia. Me l'ho dimenticato. Porca miseria, guardalo il mio mito. No, l'hai ignorato. Ha ignorato il mio mito. Sì, il mio mito, il mio loot. Che cavolo sto dicendo? Il mio loot mitico, ho detto il mio mito. Vabbè, dai, ha ignorato anche il mio loot. Quindi verrà perso per sempre quel loot se non lo trova nessun altro. È stato un piacere, loot mitico. Che dire, ragazzi, se vi siete divertiti, mi raccomando, cliccate qui sullo schermo perché ci sono altri video che sicuramente vi siete persi. Noi ci vediamo in quel video e alla prossima.